Frate guardiano? Oh, signor Conte, benvenuto. Grazie. La pace sia con voi. E anche con voi, fratello Eutizia. Eh? Vieni, Cherie. Zio? Oh, nipote mio. Ma che è questo profumo? Che non l'ho sentito mai, un profumo... Buongiorno, padre. Oddio, che è? Stavo scelta fina. Ah, stai qui? Sì, zio, questa è Veronique, la mia fidanzata. Oh, mi scusi se gli occhiali non... Beh, che Dio la benedica. Bentornato. Grazie. Le dame svizzere ti hanno dato qualcosa per i miei assistiti? Sì, vestiti usati. Bene, ci faranno l'inverno. Biscotti. Biscotti, ci faranno merenda. E libri. Libri, ci faranno la birra. Beh, comunque ringraziamo la provvidenza, accomodatevi. Oh, cioccolata, di là in magazzino. Che bravo, nipote mio, che te sacrifichi tutte le settimane con questi viaggi all'estero. Io ti ringrazio. Ma figurati, zio, per me è lo scopo della mia vita. Senti, fietta mia, che buoni sentimenti che c'ha. Tutte spose un angelo, te lo dico io. Io preferivo vederlo ecclesiastico, ma noi in un convento come questo, qui siamo poverelli. Pensi, non abbiamo neanche la campana. No. No, da quando ci sei rotta? Andiamo avanti come dici. Senti zio, io ho approfittato per portare le solite cose personali per la nostra casa da sposi. Bravi. Beh, però bisognerà che vi sposiate presto perché il magazzino è piccolo e non c'entra più niente dentro. E per me? Voglio dire per i bambini? Non hai portato niente? Ah, come no? Guarda qui zio, autentiche svizzere. Ma che pagano la dogana qui? Oh, no, non credo. Non credi. E ci sei venuto col camion? Sì, col camion. Uno è per te e uno per Fra Eutizio. Pure? Chi è? Ma che c'hai, l'antenna tu? Vuoi pure questa? Volevo avvertire che è pronta la funzione. Ah, sì? Io devo scappare che c'ho il sagrestano. Mezzo rimbambito. Se mi sbaglio il disco, pochi giorni fa ho cominciato un servizio funebre con la pappa al pomodoro. Beh, venite, vi faccio assistere a una funzioncella che modestamente... Lambrusco, ma che fai? Un momento, sono stanco, finalmente, mi posso bere un goccino di vino. Posa subito quella bottiglia. Ma chi? Posa la te. E perché la devo bere? Capisci, no? Posa, sei ubriaco? Ho bevuto un goccino solo. Ma chi è che parla? Poi ad un ledere si può sapere chi è che parla qua, eh? Lambrusco! Ma che svegna un accidente, ma guarda che razza di cretino! Via, ma che è, volete? Bene quello chi? Ma, io deve fare, ma sì. Io devo fare qualcosa. No, tu fai qui, capisci? Sono già portato a casa e lui... Ma signor Conte, c'è qualcuno che parla dentro il buco? Noi morire di fame? Io sapere, deve venire di qua. Prenduto di orecchio. Così è venuto a cagare in frustrazione di Totò. C'è qualcuno nel pozzo? È un antico effetto di eco, proviene da una canonica abbandonata. Una volta c'era il ritiro di clausura, ma adesso oramai erano 20 anni che non c'entrava più nessuno. Invece a quanto pare... Capo, prima volta di tenere sul miliardo di oro. Ma questi sono stranieri. Eh già, titolo americani. Tedesco! Titolo americano. E parlano d'oro. Ci sono. Presto, aprite la grande. Dempsey! Voi tre restate qui e se viene qualcuno fate in maniera che non si avvicini. Va bene. Tu vieni con me. Ma io non potrei restare qua, scusate, lì dentro c'è l'acqua, io soffro di reumatismo. Ah no, il pozzo è secco, su, aiutate. Se avessi avuto le marchette in regola, quest'ora sarei in pensione, e con la pensione del maggiordomo sarei un piccolo signorino. Invece guarda qua, dentro al posto, devo finire. Sì, lo conte, un goccettino di coraggio. Ma che goccettino? Ci siamo, vieni. Quanto stare qui, capo? Staremo a casa fino a domani sera. E dove noi andiamo, capo? La notte faremo sopralluogo Fiumicino, partiremo 0:45. Qui respirare male. Let's go. Good.
Bene, capo. Lucky Marciano e la banda degli svizzeri. Lambrusco, 800 milioni di lire. E chi c'era? Io ho soltanto 2000 lire. Ma no, sciocco. Quello lì è l'oro della Banca Federale. E resterà qui fino a domani sera. Ah, ma noi ce lo prendiamo. Appena se ne vanno, sfondiamo il muro. No, 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 qui è troppo pericoloso. Basta toccare una pietra e crolla tutto. Bisognerà agire stanotte. Escludiamo di poter agire dal pozzo. Dal vano della grata non si passa, e di sfondare poi nemmeno il caso di parlarne. Ma cosa spingi? Dunque, dal basso il sotterraneo è inespugnabile. Ci sarebbe il piano superiore, il piano terra, che una volta era adibito a deposito di materiale scolastico e che attraverso una botola porta al sotterraneo dell'oro. Ho già un piano preciso. Abbiamo anche bisogno di uomini capaci, silenziosi, abili. Uomini che siano dei veri specialisti. Lambrusco, ti occuperai tu di trovarli. Uno è Naldo Cifeni, detto il Fuga, un vero campione delle evasioni. Può servire, casomai ci mettessero dentro. Vieni un po' qui. Buongiorno, direttore, buongiorno. Che fai? Niente, ho dato una stirata a stirazione. Però ti sei scordato il ferro. Quale ferro? Quello da stira. Dico, vabbè che mi chiama del Fuga, ma mica penserà che stavo per scappare, no? Mi dispiace, ma stavolta hai fatto una fatica inutile. Perché? Guarda un po'. Che c'è? Hai perso tempo. Per mandato le scarcerazioni. Cioè. E lo sto dire da 3 anni che sono innocente. Amnistia. Per me? Sì. Aspetti, dire tu. Ma che fai? Torno in cella, almeno esco dalla porta. Ci abbiamo pure l'acrobata, lei uno che lavora per un circo. Il re del trapezio, il diavolo volante, Pasquale Volterra ha detto Vesuvio. San Gennaro mio, i capi gira. Fai e senti che quasi primavera. Ma Sanremo, l'amore. Roma non mi è mai sembrata così bella. Preste mer ponentino, più malandrino che c'hai, Roma regge mer moccolo stasera. Ecco finalmente, uno, due, ed ecco il terzo. Vedi, Cherie? Tutto previsto, tutto calcolato. L'operazione può cominciare e potremo agire liberamente. Se ne sono andati tutti. Ah! Andiamo, ragazzi! È il segnale convenuto! Aiuto! Fatemi scendere! Non ne posso più! Senti, è inutile che fai vedere che stai dormendo, sa? Buon signore. Domani mattina vieni a confessarti, eh? Ma perché? Che cosa ho fatto? Oh, Gesù, Gesù, prima mi frega le caramelle e poi mi domanda cosa ho fatto. Oh. Idioti, siete degli idioti, non vi distraete. Per fortuna ho avuto la brillante idea di chiamare i pompieri veri. Adesso bisogna ricominciare da capo, ma questa volta non ammetterò errori. Se qualcuno sbaglia, pagherà. Guardate, se non vi dispiace. Veronica è bella e intelligente perché è sana,
mens sana e in corpore sano, voi invece siete brutti, bacati e quindi idioti. E soprattutto sì, buoni a... Lui, volevo dire buoni a niente. Sito, se il falco ha fallito dall'alto, vi assicuro che la volpe non fallirà dal basso. Andiamo prima che riverdici. Andiamo, su, via. Forza, non c'è tempo da perdere. Su, via, da sparare. Tutto a sinistra. Andiamo. Così è scritto. La coppa. La coppa è d'acqua. Andiamo. Su, dai. E il buco deve essere bello largo, sai. Larghissimo. Questo mettetelo lì. Su, zitti. Ma cosa fanno? Cosa fanno? Bisogna avvertirli, quegli idioti. Cosa succede? Succede che hanno sbagliato il punto. Quale punto? Questo, questo, non vedi? Avete sbagliato posto. Dovete scavare 3 metri più a destra. 3 metri più a destra, capito? Ma che ve l'ha fatta a fare la mappa del convento da qua? Ma che qua, che la rovescia, andiamo più là, 3 metri là. Va bene, signor Conte, sarà fatto. Il qua, via qua! Piano. Piano, sennò si vede che è finto, ecco, quello è il punto, ok? Andiamo, ricominciamo! Ehi, padre priore, bisognerà fare un esposto in comune, questo è uno sconcio. Ma lo sconcio è quello che fanno addosso al muro del nostro convento, che tu non sorvegli mai. Io non capisco che frate guardiano sei tu. Vai, su, vai. Vado vai. Subito, padre priore. Vai. Forza, via di vincoli e cominciate a scavare. Buongiorno, capo. Ragazzi, attento a Mizzardone in vista. Ma ditemi un po', giovanotto, ma voi proprio adesso dovevate venire a fare tutto questo macello? Ordini superiori, siamo dipendenti del comune. Guarda caso pure io. Ma no, o dico, voi avete sicuramente il permesso con la bolla. Siamo pieni di bulle, i miei figli hanno tutti la varicella. Io non l'ho avuto. No. Ma da grande è pericolosissimo. C'è se muore. Vabbè, lasciate stare il permesso e sbrighete. Fammi un momento, in un lampo, stia tranquillo. Grazie. Prego. Ah, meno male, se ne sono liberati. Pronto? Pronto? Ma... Mannaggia, mi si sono fuse l'orecchio. Ma cosa c'è? Cos'hai? Porcaccia miseria. Emo chiuso. Si è sfasciato tutto. Ma come famo a comunicare col conte? Come famo? Non preoccuparti, il conte ha previsto tutto. Metodo terzo braccio. Il signor conte deve aver viaggiato molto. Deve essere passato pure per Regina Celi. Ho capito tutto. Siamo le solite, ragazzi? Dite la verità. Padre, ci stavano per... Lo so. Insomma, voi volete che qualche mattina esca con la sciabola? Ma io c'ho un angoletto dove non mi vede nessuno. Ma c'è sempre qualcuno che vi vede. Dico, del resto, tra poco, come ha detto il padre guardiano, che cos'è un'ora? Un'orettina. Che cos'è? Un'orettina? Via. Passerà quest'orina. Via, su. Andiamo. Che Dio vi accompagni, su. Aie. Scusi se la disturbo, giovanotto. Ma le sembra questo il posto... Che posto? Il posto per fare quello che lei sta facendo? Ma io è qui che devo fare. Ah, lei la deve fare qui. E se è lecito, per quale motivo, scusi? Per via che si è allentato il rubinetto e perde acqua. Guardi, parli pulito con me, eh? Ha capito? E poi quando perde acqua c'è il posto adatto. No qui, ha capito? Ma è qui che si è rotta la guarnizione e perde acqua. Ma dove qui? Qua, padre, lo vede? Ma chi l'ha chiamato lei, scusi? Il padre guardiano, io sono l'idraulico. Ah, già, appunto, ma doveva venire ieri, mi pare, lei, vero? Lo so. Vabbè, lavori, che qui è pieno di idraulici qua attorno, addosso a sei muri. E i rubinetti
Beh, buon lavoro. Grazie, padre. Vieni su, dai, muoviti. Un momento, ma lo volete capire, non sono una crottata. Direzione nord-ovest, da quella parte. Va bene, vai avanti. Ma che sei scemo, vai avanti tu. Ah, questi napoletani, tutti fifoni, vai. Hai trovato qualcosa? Sì, il muro. Qua non si vede un tubo. Ecco della luce. La luce. Le maschere. Le maschere. Piano. Con le bambole. Le bambole, le bambole. Piano. La luce. Oh, ma che fai, le briaghe adesso? Ma un coccio di Lambrusco. Ma quando si lavora non si beve. Ogni cosa a suo tempo. Uè, ma che già l'avete inaugurato? Ma dico, siete matti? Uè, vino! È vero, è vino. Ah. Uè, ma che state facendo? State ubriacando! Da, venite giù a lavorare, dai. Venite! Fatto la cassa? Ma come, prima ce la voti te e poi ci aperti l'anima, c'è tua? Sì, va bene, è tu. C'è un inquilino. È un topino. E vabbè, se passa la madre. Ma dai, va, cammina. Che c'è, un ragno? No, la parete. Ci siamo. Ci siamo. E ci siamo. E se andiamo avanti ci resteremo. Andiamo. Ah, che? Fuga. Quello lo conosco. Lei è un ladro, sai. E che ha paura di ladri? No, ma lei è uno della banda. Ma meglio un ladro che la guardia. Alt, stop, verboten. È vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Va, cammina, amico, e va, non gliela faccio. Pedala, smamma, varcosse, oh, mannaggia. Eccola, ecco come si è permesso di mettere. Oh, scema, mazza! E tu come te proviete? Ma chi si trovi alla rete? Cos'on, papà, ma la parruana sta a girare! Ma nessuno mi aiuta contro questo mostro in Colosseo! Ah, ma sono come un mostro in Colosseo! Così, avanti, cosa succede qui, Oh, signora guardia, succede che questo bruto ha voluto marciare... Ma guarda, Adaletta, marcia sta pazza, che la malata non ci ha fatto così... Ah, sì, a chi vuoi lo singa? Appuntato son io. No, maresciallo, hai capito, va a pagare. Sì, sei non va a pagare. Ma vado, ma gentilezza. Cammina, avanti, gentilezza. Aspettate, il cappello, lo fate prendere, no? Avanti, cammina. Sì, buono. Circola. Merci. E senta, signora guardia, mi sa dire per favore dove sono le terme di Cacaralla? Ma no, signorine, si dice Kerekel. Che? Kerekel. Oh, Kerekel. E già, come non ce la accompagni, venga, venga. Oh, grazie. Prego, lei è molto gentile. Venga. Ok, signor Cote. Il sibilo. Ma quale sibilo? Fischia. Ma se non c'ho denti, come faccio a fischiare? Vero, fischio io. Ecco il segnale prestabilito. Dai, lo tocco. Dai, riprova a mettere il tubo. Adesso dovrebbe funzionare. La strada provinciale è più lunga ma è più sicura. In ogni modo Totonno ci precederà con la sua auto e se incontrerà la polizia si fermerà con una scusa tanto per mettere un po' di fumo agli occhi dei poliziotti. Abbiamo quasi finito. Forza, dai. Ecco. Allarghiamo il partito. Dai che va bene, dai che passiamo, dai.
piano. Passo prima io. Non spingete. Vai avanti. Vai avanti. Vai, passo io. Vai, vieni ancora. Non tieni dritto. La padina. Un momento, c'ho una torcia e tirala fuori. Ecco. Abbiamo scavato troppo. Siamo capitati nel cimitero dei frati. Oh, il condice l'ha detto, avrebbe trovato lo scheletro di plastica. Ma sì, era per il gabinetto di scienza, no? Comunque, togliamolo che porta male. Ah, un vortigaum! Sì, ma qui non si vede nulla, Dai, accendi la torcia! Sì, che accendo, Grullo, la non funziona. Anche questa. Qui? Ma qui c'è una lampadina. Dai, cerchiamo l'interruttore. Well. Oh. Finalmente. Eccolo. Loro! Perché? Mamma mia, tutti! Mamma mia, tutti, siamo noi. Oh, obiettivo raggiunto. Avvisa il conte. Ah, sì, certo, sì. Signor conte, obiettivo raggiunto. Scusa, cara, mi sto emozionando. Obiettivo raggiunto. Ci siamo, loro. Mi sembra di vederlo. Un fiume, una cascata d'oro. Possiamo lavorare tranquilli ora. E quei quattro che fanno? Dormono come angioletti. Sì, sì. Il gas ha fatto effetto, togliete le maschere. E se ci si addormenta anche noi? Ma perché noi dormiamo? Su, su, togliete le maschere, su. Uè, Vesuvio, ma si può sapere cosa facciamo con queste casse? Ordine del conte. E che? Cosa ordina? Dobbiamo metterlo le cassette dentro e coprirlo di terra, capito? Ah. Oh. E non sarebbe più facile portare le casse fuori così? E già. E no, no, se le portiamo così le cassette vanno fuori, ma noi andiamo dentro. Ordine del conte. Ordine del conte. Vai, su. Chi sai? È loro! Siamo ricci. È loro. Questi sono arrivati in catacombe. Tieni, vedi tu qua, faccia al muro e chi si è visto si è visto. Mamma mia!